La scoperta delle eccellenze musicali del territorio, quelle eccellenze, soprattutto giovani, che stanno acquisendo una dimensione non solo locale ma nazionale ed internazionale. Quando c'è la passione, c'è l'amore per la musica, beh, i risultati vengono con tanto sacrificio, con tanto impegno, ma alla fine, come dire, chi la dura la vince. E siamo con il Matteo Zaccheo Quartet e ho al mio fianco appunto il leader del gruppo, Matteo Zaccheo. E allora, Matteo, intanto raccontiamo come è nata questa passione. Approfittiamo della splendida location qui dell'Oasi dei Battendieri, dove appunto ieri si è tenuta una vostra performance. Ma Matteo, io sono un profano della musica, sono rimasto, come dire, incantato dalla vostra tenacia, siete tutti giovani e poi ho visto anche che ci sono dei precedenti anche all'estero, insomma non è una cosa assolutamente, non è assolutamente una cosa locale. Matteo, a te lo strumento, io posso disporre di un microfono da giornalista. Grazie, grazie mille per tutte le belle parole, grazie anche all'Oasi dei Battendieri che ci ha ospitato. Una bellissima location, davvero bella, fantastica. Guardate lì che bel tramonto, ecco, scusami Matteo, ma la musica è anche poesia. Guardate, ecco, prego il nostro operatore, tutto live, guardate che meraviglioso. E allora Matteo, veniamo a questo quartet, questo quartetto. Come nasce, quando nasce, perché nasce, dove vuole arrivare? Il quartetto nasce nel 2019-2018 circa, fine 2018, inizio 2019 per l'esattezza. Perché io sì, sono tarantino, ma studio a Roma ormai quasi 3 anni e vivo lì stabilmente, insomma. E lì ho avuto la maniera di conoscere Gabriel e Riccardo, che mi hanno spesso accompagnato e volentieri nei miei pomeriggi, sere, nottate, giorni, 24 ore su 24, 7 su 7, giornate di studio, insomma. E da queste giornate di studio in comune poi è nata anche la voglia e il desiderio di fare della musica insieme. E insomma la cosa è nata così, perché ho chiesto a loro la collaborazione di assecondarmi, perché ho sempre coltivato la passione per scrivere e comporre mia musica inedita. E insomma, grazie alla loro collaborazione a Roma e di un altro ragazzo che oggi non è qui con noi, però è a Roma, speriamo di incontrarlo presto, è nata questa collaborazione, questo quartetto, che poi ha mutato forma perché inizialmente vi era il pianoforte al posto del sassofono che suona il buon Gabriel. Ecco, Gabriel. Diciamo, presentiamo i protagonisti con lo strumento che suonano, che suonate. Ah, qui c'è Gabriel Marciano. Tu sei? Cosa io fa? Sono Matteo Zaccheo, alla chitarra. Lo so, volevo lasciarmi per ultimo, insomma, volevo dare spazio prima. E allora diamo spazio agli amici. Ah, Gabriel Marciano al sassofono, Riccardo Galli alla batteria e David Macchione al contrabbasso. David ho avuto il piacere di conoscerlo in Olanda, invece, anche se è di Bari, però siamo... Quindi già apriamo un fronte su questo carattere internazionale, perché insomma scovare un corregionale, no? Però all'estero, in Olanda, vuol dire anche aprire gli orizzonti. Certo, abbiamo avuto modo di affinare la nostra conoscenza lì, sommariamente, perché anche se eravamo sempre stati a 80 km di distanza, ci eravamo viste pochissime volte. Rispetto a questi 6 mesi che ho passato lì, grazie a una borsa di studio, ho avuto maniera con Davide e altri 2 ragazzi lì in Olanda, sempre italiani, di coltivare questa formazione e di trasformarla, insomma, con al posto del pianoforte il sassofono e di coltivare questo tipo di repertorio, che come dicevo prima sono tutti miei inediti, che comunque nascono da mi ascolti studi dei tempi odierni, ovviamente elaborati poi con le mie emozioni che cerco di trasmettere. Che genere musicale rappresentate?
Genere è difficile, diciamo che non, come per forza per dare un nome, un'etichetta, una cosa. Sicuramente siamo tutti quanti accomunati dallo studio del jazz. Quello è il nostro bagaglio, il linguaggio di conoscenze comuni. Ma le composizioni alla fine sono un misto di quelle che sono gli ascolti, lo studio, la tecnica, la personalità di un musicista e oltre a quella la personalità insomma tecnica. E i brani li scrivete voi, li scrivi sì, tu? I brani li scrivo particolari. Perché dicevo la musica è poesia, perché è un brano, anzi è una poesia musicata, no? Cioè la lirica che ha il suo, come dire, sottofondo, sfondo musicale, è un connubio. Sì, certo, insomma, diciamo che la nostra musica, essendo prettamente strumentale, possiamo dire che le parole vengono sostituite dalla musica stessa, diciamo. Abbiamo... Ecco, vediamo un po' gli obiettivi che vi prefiggete di raggiungere, perché tanta passione, tanto amore, però poi ovviamente bisogna fare i conti, no? Con i risultati. State crescendo molto, cosa vi prefiggete? Perché oggi poi c'è un marasma nel mondo musicale di tutti i generi, però è bello vedere dei giovani che hanno degli ideali, che credono in qualcosa. Io dico che ognuno di noi quando si sveglia al mattino deve avere una cometa da inseguire, che può essere di vario genere. Beh, voi avete questo, come dire, fuoco sacro della musica dentro. Allora, come obiettivo futuro sicuramente è quello di progredire, continuare a solcare i palchi con sempre più costanza, visto anche il periodo di ripresa, non mollare mai. Che comunque questa è una formazione che è partita arrivando in finale a un concorso internazionale che era il International Fire Jazz Contest, e è stato finalista anche al Jazz Contest del Bonaventura Buccinasco di Milano, è un jazz club di quel posto lì, e siamo stati anche ospiti della prima edizione del Taranto Jazz Festival, quindi abbiamo avuto questo onore di suonare nella prima edizione. Ieri siamo stati all'Oasi dei Battendieri, oggi questa sera invece saremo alla Gastronomia Armida. Insomma, l'obiettivo è sempre quello di continuare, di provare a solcare sempre palchi più importanti, mandare sempre il messaggio di coltivare il proprio progetto, la propria musica, di mandare questo messaggio e di essere sempre convinti di quello che si ha da dire con la musica, magari anche trascurando quello che può essere il desiderio commerciale, perché se uno fa musica penso che lo faccia per il piacere e il desiderio di emozionarsi, di emozionare chi ascolta e non semplicemente di vendere copie e basta. Ecco, parliamo un po' dei rapporti tra di voi. Certamente quando c'è un quartet, quando c'è un gruppo, c'è un minimo comune denominatore, ci sono tanti punti di contatto, ma poi ci sono ovviamente delle differenze, no? Delle diverse sensibilità. Beh, qualche volta vi arrabbiate anche tra voi. Ma sincero, diciamo, quando si lavora no, che altrimenti non si mette sulla squadra, perché io mi piace sempre fare il paragone tra il gruppo e la squadra di calcio professionisti, no? Perché anche lì ci sono le individualità, i talenti, ma senza i gregari e il gruppo squadra non si va da nessuna parte. Magari i litigi quindi non ci sono sul lavoro, perché se non siamo uniti e concentrati non si va da nessuna parte, ma ci possono essere litigi fuori. Come divergenze di vedute talvolta, in questo senso, per carità, sempre professionali, non litigi personali, ci mancherebbe. Quello più che divergenze sono sempre degli spunti che siamo sempre pronti a ricepire.
uno dell'altro, perché fortunatamente ognuno di noi ha una personalità musicale differente, ha delle caratteristiche, delle peculiarità differenti, e questo formano, no? Sia i tratti distintivi che anche quelli che unificano il quartetto. Ecco, qual è stata la, un po' scorrendo, no? I ricordi, i momenti più belli delle vostre performance, quelle che vi hanno particolarmente emozionato e quindi vi hanno dato la carica per andare avanti, perché poi si vive anche in questo caso di sensazioni, di stimoli forti, di emozioni. Allora, il momento più recente nel quale ci siamo emozionati con questo progetto penso che sia stato non tanto quanto un live, quanto nel momento in cui abbiamo pubblicato delle registrazioni che abbiamo fatto subito uscite dal periodo di chiusura totale, insomma, e la risposta e la reazione che abbiamo avuto dai nostri colleghi, dai nostri coetanei che studiano insieme a noi questa musica è stata davvero sorprendente, perché tutti hanno apprezzato la musica, la composizione, il suono, gli aspetti singolari di ogni strumentista, e questa reazione, questa comprensione di un messaggio che volevamo mandare ci ha scaldato il cuore, perché soprattutto quando arriva da persone che sono super competenti in quello che fai nel tuo settore, sono tutti complimenti e parole che ti riscaldano e anche ti fanno venire voglia sempre di migliorarti e andare avanti così. Matteo, tu hai quanti anni? 22 anni. Andiamo a conoscere gli altri componenti della band. Gabriel, se non ricordo male. Allora Gabriel, cosa suoni? Presentati. Ok, io sono Gabriel Marciano, sono originario di Cava dei Tirreni in provincia di Salerno, ma anch'io vivo a Roma da più o meno quasi 4 anni. Galeotta fu Roma che vi ha uniti. Esatto, esattamente. E io sono il sassofono. E ho cominciato molto presto, insomma, a suonare il sassofono, intorno ai 10 anni. E la passione per questa musica, diciamo, in particolare per il jazz, è stata subito una rivelazione, diciamo, nella mia vita, e non ho mai smesso di, insomma, di rincorrere questo. Dove vuoi arrivare? Non poniamo limiti alla provvidenza. No, cioè, nel senso, l'unica cosa che mi posso promettere è quella di continuare, ecco, a studiare sempre, a suonare, a fare musica. Spero che quello poi mi porti, insomma, qualcosa di bello, come già sta facendo, voglio dire, già essere qui in questa location incredibile. Bellissima, bellissima. Sì. Ispira anche, sì, sicuramente. Un sacco, cioè, con loro poi sono musicisti tutti incredibili. E niente, spero, insomma, che... Tutti, quello che ha l'aspetto più serio, più istituzionale è? Io mi chiamo Riccardo Galli. Ecco, molto, devo dire, istituzionale. Scherzo, dobbiamo... Sono l'unico in camicia. ma proprio si vede, loro più, come dire, casual, più nature, e lui invece più... Allora. Io sono Riccardo Galli, sono originario dell'Aquila, ma anch'io, come Gabriel e Matteo, vivo a Roma da diversi anni. Ci ho anche vissuto quando c'è stato il terremoto nel 2009 all'Aquila, poi sono tornato lì e, finito il liceo, ho deciso di stabilirmi a Roma per stare in mezzo a una scena musicale un po' più vibrante. Suoni? Io suono la batteria.
Insomma, i colpi, quei colpi danno carica, no? Perché poi io vedo i batteristi che proprio boom, boom, proprio, è non solo un fatto, diciamo, di suono, non fatto sonoro, ma io penso che sia, no, quella forza, quella, quel qualcosa che si sprigiona e che ti dà la carica e che dà la carica a chi ascolta. Diciamo sì che è uno strumento che ha, soprattutto all'interno del jazz, il compito di portare avanti, utilizzando il ritmo, tutta la forza e l'energia del gruppo. In quello sì, sono d'accordo, dalla carica. Completiamo con il nostro The Quartet, con il nostro italo-olandese, passami questa, anzi varese olandese. Beh, dall'aspetto, dal volto, sembra un olandese, uno dei paesi nordici. No, viene da Bari. Sì, da Bari, diciamo, sono Davide Macchione, sono contrabbasso, diciamo, mi sono conosciuto con Matteo, diciamo, l'anno scorso. Stranamente in Olanda, perché in realtà già lo conoscevo dalla nostra Puglia. Io sono là da 3 anni ormai, un po' come loro, diciamo, affinando un po' questo studio per il jazz, che vuol dire, in Europa è comunque molto apprezzato. Bene, completiamo, anzi concludiamo la nostra chiacchierata. Che dire, io sono convinto che avrete un futuro radioso. Certo, nella vita nulla ti viene regalato e tutto si conquista col sacrificio, ma io credo nella meritocrazia, perché poi prima o poi il valore emerge. Ecco, soprattutto quando è un qualcosa di genuino, di prodotto, perché non siete, come dire, figli di papà, nel senso che siete persone che vi state costruendo da soli, è la cosa più bella. E quindi questo fatto di non vivere, diciamo, di eredità, di non, proprio perché nessuno vi ha regalato niente, quello che state costruendo è farina del vostro sacco, questo è un quid pluris, è un valore aggiunto. Ultima cosa, Matteo, i rapporti con i genitori, no? Perché uno dice, ecco, io, mamma, papà, cosa vuoi fare da grande? Il calciatore. Pensa a studiare. Mamma, papà, io voglio fare il musicista. Peggio ancora, perché dici, i calciatori vi guadagnano chissà quanti, i musicisti, magari quelli affermati, Vasco Rossi, però, ma chi te la fa fare? Ma studia, ma non pensare alle cretinate. E molte volte il ragazzo, quando sente una cosa del genere, si deprime, si vede spezzate le ali. Invece so che Matteo ha un papà che lo adora e che davvero ha sposato, no? questa sensibilità musicale, questa tua sensibilità musicale. Sì, sicuramente. Qualche volta si sarà pure incazzato, però voglio dire, si vede che c'è, ecco, è bello avere l'appoggio, il sostegno morale innanzitutto. Come no? Sicuramente in Italia c'è questo brutto costume, molto spesso, di non riconoscere la musica quanto come un lavoro. Magari che quel personaggio lì che sta sul palco è lo scemo di turno del villaggio che sta facendo uno spettacolo, che lì così campato in aria, trascura invece quanto studio, preparazione, non solo del singolo evento che porta via dal tempo delle ore lavorative, ma quanto studio ci sia in precedenza, negli anni della giovinezza, dell'adolescenza, soprattutto se uno comincia da subito, pomeriggi di sacrifici, magari al posto di uscire con gli amici, andare a fare una bella pizzella, di poter uscire, fare i primi incontri, uno rimane a casa, chiuso a studiare, lì con la schiena china sullo spartito,
anche a farsi venire un po', diciamo, il famoso sangue giù dai calli, come penso per me sia stato per tutti, altrimenti non saremmo qui e non faremmo questo bellissimo percorso. Quindi l'invito è sempre quello di assecondare i figli se scelgono un percorso artistico, soprattutto se si vede dell'impegno da parte loro, perché l'arte, così come tutti penso i mestieri che si vogliono intraprendere seriamente, ha bisogno di studio, costanza e determinazione. E per quanto riguarda invece mio padre, sì, sono stato molto fortunato perché a differenza magari di tanti altri, mia famiglia, mio padre, mia mamma, soprattutto i miei nonni, tutti i miei nonni, anche quelli non ci sono più, sono stati subito contentissimi, soprattutto mio nonno materno, perché lui ha dovuto lasciare la musica per arruolarsi in marina, lui suonava fisarmonica. Quindi tu hai continuato, lui attraverso te vede realizzare il suo sogno, il percorso che sognava. Bene Matteo, evviva il Matteo Zaccheo Quartet, e che dire, già ne sentite parlare, ma di loro sentirete parlare tanto tanto tanto, perché se lo meritano. In bocca al lupo ragazzi. Grazie, grazie. Grazie mille. Grazie.